Votato Consiglio Comunale il piano operativo per il futuro di Firenze, 430 osservazioni raggruppate in 12 emendamenti, troppi negli ultimi 10 giorni per la votazione per quanto riguarda Italia Viva, che ha contestato, citando come emendamento tagliola da parte del Presidente Luca Milani. Oggi una contestazione in aula rispetto ad un metodo tagliola deciso dal Presidente Milani per il dibattito di stamattina. Si devono discutere e votare le 430 osservazioni pervenute al piano operativo, accorpate in 12 raggruppamenti. Stamattina tutti i capigruppo hanno espresso molte perplessità rispetto a questo metodo. Io ho detto che era un metodo che a me preoccupava molto per la democraticità del dibattito, un metodo che il Presidente Milani ha unilateralmente deciso. Mi è stato risposto che era il metodo che nel 2015 utilizzò l'assessore Meucci, che è l'unico assessore oggi in giunta di Italia Viva nella giunta Nardel. Oggi non siamo nel 2015, se Milani voleva fare un attacco a Italia Viva certamente doveva scendere dallo scranno di seconda carica della città, che forse è, e io lo ribadisco, l'ho già detto, è veramente inadeguato a ricoprire. Il mio voto sarà favorevole, lo anticipo, perché sono state accettate alcune delle mie osservazioni e sono state messe nel piano operativo, quindi non ho motivazioni forti per votare contro. Non è semplice votare il POC, perché comunque non si tratta di votare una delibera su un singolo argomento, ma su una visione completa della città. Io sono per gli alloggi in mano al pubblico, sono favorevole all'ERP, sono contrario a qualsiasi intervento del privato. Appunto perché questa delibera è molto ampia e chiaramente io ribadisco il mio voto di astensione.